ci è mancata tanto questo sabato, adesso è tornata. Un saluto da Manuel Busetta che vi commenterà per voi la partita fra Grintosi e Atletico Mastanco. L'obiettivo per queste due squadre è vincere e agganciare la zona playoff. Arbitra il signor Chiarello, tutto pronto? Allora si comincia. Avanti, gran palla di giudice per Castelli, a tu per tu con De Feo! 45 secondi, 1-0 Atletico Mastanco. Indovinate un po' chi ha segnato? Castelli, che agguanta così l'attuale capocannoniere della Serie B1. Castelli cerca qui Scafidi. Castelli, apertura ancora per l'ex Blue Lions, che fa la barba al palo qui, ancora occasionissima qui per l'Atletico Mastanco per andare sul raddoppio. C'è la punizione per gli Atletico Mastanco, la battuta c'è Castelli, tentata a tirare in porta, e De Feo che la manda in calcio d'angolo. Ottima l'idea del numero 10 di Atletico Mastanco. Calcio d'angolo, Castelli sbuca e poi vola De Feo. Attenzione allora alla ripartenza dei grintosi. Palla interessante verso Filecce, troppo lunga per Gian Lombardo. Avanza lui, prova ad accentrarsi Galateotto disturbato, poi recupera Castelli. Si va a vedere in mezz'ora Galateotto, ma la palla però non arriva. Attenzione al contropiede dei grintosi con Cascino, che è velocissimo nelle ripartenze. Poi viene fermato, anzi no, ancora insistono i grintosi. Siracusa in mezzo per Cascino. Che cosa si è divorato qui Cascino, mamma mia. Occasione d'oro per i grintosi di pareggiare. Adesso c'è però calcio d'angolo. Poi Tarantino ricomincia da De Feo. Attenzione, mamma mia, che ha rischiato qui De Feo e regala il calcio d'angolo agli avversari. Già battuto Castelli. De Feo che si fa perdonare adesso. Scafidi. Il tiro, attenzione all'autorete di Cordaro. Era un tiro completamente innocuo. Cordaro invece l'ha trasformata nel secondo gol di Atletico Mastanco. Siracusa apre per Cudia. Tra Cudia, poi Cascino, punta l'avversario. Cascino però è troppo chiuso, prova la soluzione improvvisa e accorcia le distanze i grintosi. Cascino brutta la conclusione. Attenzione alla ripartenza del Atletico Mastanco con Scafidi, che serve dall'altra parte. Bucciari, Bucciari, il 3-1 del Atletico Mastanco in contropiede, azione perfetta, 3-1 quando siamo al minuto 16 del primo tempo. Seguiamo la rimessa della Galbatera a Lombardo. Largo, attenzione, botta sicura qui Cascino. Palla che rimane lì, attenzione, poi sulla linea. Gran salvataggio di Zapparata. Poteva essere il 3-2 dei grintosi. Giudice, grande anticipo su Lombardo. Palla per Castelli. La grande giocata di Castelli. Il palo nega il gol e poi sbuca Scafidi sul tapin. 4-1, 23 del primo tempo. Giudice, inizia così subito il secondo tempo, spaventando così i grintosi. Allora che va a cercare subito Castelli, non perfetto in controllo, la palla però ce l'ha sempre lui Castelli. Un tiro che fa malissimo per nella porta dei grintosi ed è doppietta per il numero 10 di Atletico Mastanco. Qui attenzione, dorme un po' la difesa dei grintosi e arrivano anche i primi punti bonus in casa Atletico Mastanco con la tripletta di questo signore qui, Castelli. C'è la punizione che la va a battere Castelli, punizione che si è procurata, la vuole battere direttamente lui. Cordaro viene chiamato in casa, poi sul tapine Galateotto non riesce a metterla dentro. Bravo Cordaro qui nel suo primo intervento da portiere, visto che De Feo è uscito per infortunio. Galateotto, ecco, fa si è divorato il gol importante. Giudice, giudice, non la tiene Cordaro, una botta imprendibile. Complimenti per questa conclusione, giudice. Fileccio, pardon, Cascino è qui. Di Stefano cerca gloria anche lui. Zapparata cerca di storparlo qui Cascino, poi giudice cerca Castelli, tenta l'uscita qui Cordaro. Castelli, gran numero, ancora Castelli e Cordaro che evita l'Eurogol al numero 10 Atletico Mastanco. Castelli di prima a cercare Bucciari, era buona idea, poi attenzione a Siracusa che si riprende il pallone. Gian Lombardo si cambia con Cascino, ancora Gian Lombardo, Gian Lombardo per rendere meno mano questa partita. 7-2 di Edoardo Gian Lombardo.
occhio al contropiede grintoso. Cascino prova a cercare Gian Lombardo, a vuoto Scafidi. Gian Lombardo sbaglia anche lui. Potrebbe essere ancora una ghiotta chance per i grintosi, perché no, per rientrare in gara. Bucceri porta palla lui, scarica per Scafidi. Scafidi, gran parata di Cordaro. Attenzione adesso al contropiede dei grintosi con Siracusa dall'altra parte a cercare Cascino. Occhio al 7-3 dei grintosi, e questo è un campanellino d'allarme per gli Atletico Mastanco. Ancora Tarantino, non sa che fare del pallone. Ancora Tarantino, infatti perde palla. Recupera Cascino, velocissimo Cascino, si accentra ancora Cascino, salta l'avversario, attenzione Siracusa di Stefano a neutralizzare il 7-4. Cordaro con le mani a cercare Gian Lombardo, il giudice di testa, poi Scafidi, poi già palla a terra. Giudice, palla interessante per Galatiauto, che la potrebbe mettere in mezzo. Galatiauto invece previsce la conclusione e trova il palo che potrebbe mettere il vantaggio più al sicuro. Castelli, palla per Scafidi, cercare dall'altra parte Galatiauto, vediamo se ci arriva. Sì, ci arriva, attenzione Galatiauto, poi palla per Castelli, finta il tiro, Castelli! E questo è il punto esclamativo a questa partita, il bomber, il capocannoniere della Serie B1, Castelli. E che botta qui, ancora Castelli! Fa gol veramente bellissimi, insaziabile il numero di cinema di Mastanco. Castelli, poi Fileccia gli ruba il pallone, attenzione può partire l'ex Fasb, ancora Fileccia, salta un avversario, Fileccia in mezzo per Gian Lombardo di Stefano, in cerca di gloria anche lui, attenzione non è finita, poi spazza via Scafidi, riesce a rinviare, ancora Fileccia, raccoglie lui il pallone, Fileccia la mette in mezzo per Gian Lombardo, accorciano le distanze qui grintosi con Gian Lombardo, secondo gol personale per questa gara, che però non serve a nulla. Certamente sulle mani di Cordaro, che può seguire subito Gian Lombardo, che fa rimbalzare il pallone. Gian Lombardo al volo! Incredibile doppio palo dell'ex giocatore dei Bulldog. Attenzione perché forse la palla è ancora in gioco. Cerca di girarsi Siracusa, vuole la conclusione, però troppo chiuso. Ancora Siracusa, che si sa che l'ha giocato ancora di Siracusa! E questa azione sprecata è... raffigura la giornata, no, dei grintosi. Finisce qui la partita, Atletico Mastanco che con questa vittoria aggancia una zona playoff, aspettando ovviamente gli altri risultati. Una gran partita perfetta con Castelli autore di ben 5 gol, che è sempre più capocannoniere. D'altra parte grintosi completamente da rivedere, tutt'altra squadra rispetto a quella che abbiamo visto l'anno scorso, che aveva aspirato la Serie A. Comunque è finita qui la partita, adesso vi saluto, vediamo alla prossima, grazie. Bravo Fabio! Vabbè, Fabio! Sì Fabio, sì! Ancora, 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 ancora! Devo entrare in piena partita! Accorciamo, accorciamo, accorciamo!
Labri.
Dai cazzo!